Buonasera, sesta puntata di Dite la Vostra, la trasmissione settimanale di attualità, cultura, costume e società. Per questa sesta trasmissione siamo ad Ardore, nella casa villa di un artista e di uno scrittore, Renzo Fascì. Il professore Renzo Fascì, che con tanta gentilezza ci sta ospitando nella sua casa, perché adesso la telecamera farà un'inquadratura, ecco, la sta facendo, e noi questa sera siamo venuti qui per parlare di c'è ancora posto per la poesia in questa società dominata dalla tecnologia e dalla comunicazione a distanza. Il primo a dircelo è il dottore Giuseppe Grenci. Grazie. Intanto rispondo subito, così cerco di entrare a pie pari, come si dice, nell'argomento, anche perché il tema ovviamente si presta a un'ampia dissertazione. Siamo poi noi capaci, idonei per sviscerare completamente questo tema. La poesia, io penso che non può morire, non morirà mai, perché se noi andiamo indietro nel tempo, le forme di poesia, da quelle che sono le mie reminiscenze culturali e scolastiche, si perdono nella notte dei tempi. Al di là di quelle che sono le scritture classiche, diciamo così, le opere classiche, però l'uomo ha sempre avuto un incanto di fronte agli eventi naturali, alle gioie e ai dolori della vita, e ha cercato sempre di esprimerle con la poesia, cercando di essere il più possibile aderente a quelle che erano le espressioni dell'animo, del proprio animo, e quindi la risposta alla prima domanda, la poesia ha ancora spazio nella società moderna, in una società in cui non solo la tecnologia, ma ahimè anche
il materialismo, anche l'economia più spicciola e più bieca la fa da padrone. La poesia c'ha sempre un suo spazio, perché ci saranno sempre uomini che hanno l'animo aperto alla poesia. In questo cambiamento continuo della vita, dove può collocarsi la poesia con la sua musica, con i suoi silenzi, con la sua riflessione, in un mondo dominato soltanto dal denaro? Il mondo oggi, come giustamente dici, è dominato dal denaro e dominato dal rumore. C'è sempre qualcuno che cerca di coprire col rumore quelle che sono i sentimenti, quelle che sono le passioni, quelle che sono i moti d'animo dell'uomo. Il rumore spesso copre quelle che sono le belle realtà che ci sono, perché il rumore è fastidio molto spesso, non è tanto il suono, la musica, ma il rumore si sa che per antonomasia è qualcosa che ha un aspetto di negativo all'interno della parola stessa. Cosa vuoi che ti dica? Io ritengo che, riagganciandomi al concetto di prima, che in ogni uomo, in ogni persona c'è sempre un angolino della propria coscienza, della propria mente, nella quale albergano i bei sentimenti, e questi, quando vogliono essere espressi, trovano le forme più varie. La poesia è una di queste. È chiaro che per espressione poetica poi si innesta un altro, come dire, un altro discorso, perché andiamo nelle varie forme poetiche, andiamo a finire nelle varie forme poetiche, dalle più alte, più auliche, che poi ripercorrono quelle che sono i tempi della letteratura, quelle che sono le mode, quelle che sono gli usi e i costumi del tempo, e che si inseriscono comunque sempre con forme poetiche. Alcune piacciono, alcune non piacciono, ma è così. La bellezza, il romanticismo, l'amore sono cose che ci tengono in vita, dice un vecchio film, L'attimo fuggente di Peter Weller. Ma non sono sentimenti di un'epoca passata queste cose? No, sono sentimenti che magari nella nostra mente al passato sono declinati in un modo, oggi vengono declinati in un altro modo. Perché, per riportarci al discorso di prima, se è vero che la poesia non può morire, e non muore, perché l'uomo ha bisogno della poesia, l'uomo, il singolo, non tanto la società in sé, ma il singolo ha bisogno della poesia, se è vero questo, allora noi dobbiamo pensare che l'animo umano avrà sempre il suo angolino nel quale alberga l'ispirazione poetica. Ma che cosa succederà il giorno in cui saremo tutti globalizzati, non solo nel modo di vivere, ma anche di pensare? Ho paura solo al pensiero di questo tipo di globalizzazione, perché questo tipo di globalizzazione è l'omologazione al basso di quella che può essere la natura umana. Se andiamo ad omologarci in questo modo, andiamo un'altra volta indietro, non andiamo avanti. E se noi pensiamo che la poesia non ha un'epoca, non ha un punto nel tempo in cui ha trovato... Ma l'uomo sì, però l'uomo cambia. L'uomo cambia, cambia la società, perché l'uomo è lo specchio della società in cui vive, alla fine dei conti, e cambia la società e l'uomo si adegua alla società. Soffre il poeta, che spesso la società la vede lontana, perché l'animo del poeta è molto più sensibile di quello. E se cambia l'uomo, cambia anche la poesia che l'uomo stesso descrive, non è vero, dottore? Certamente, il modo di descriverlo certamente cambia. Pensate a quello che
dicevano i poeti greci, come i lirici greci, i nostri antichi antenati, diciamo così, i nostri contadini che poetavano sull'aia, che poetavano mentre mietevano il grano, eccetera, eccetera, che cantavano. Tutto cambia. Oggi anche chi canta le canzoni degli anni 60 che noi abbiamo nel cuore sono diverse dalle canzoni di oggi. Grazie, ma io farei un applauso e ogni persona che io intervisto sarebbe bello se le facessimo un applauso. Grazie. Per quanto riguarda se la poesia, la nostra poesia, è stata messa da parte, si usa ancora, viene letta, viene pubblicata, ne parliamo con il professore Franco Giordano di Bovalino. Buonasera a tutti. È difficile, è la domanda più difficile che possa essere fatta in questo tempo di consumismo, di elettronica, di tecnologia, di comunicazione di massa, di social, di Facebook. Tutto sta andando fuori dai termini canonici della poesia. Ma essa non può morire. In primo luogo io voglio dirvi qualcosa che riguarda l'essenza della poesia. Ed ella, con la E maiuscola, è veramente qualcosa di grande. C'è uno scrittore inglese, si chiama Forster, morto nel 1970, quindi già 50 anni fa, che ha detto una cosa bellissima sulla poesia. Ella è un anelito delle divine labbra della bellezza. Ella è un usignuolo tra due mondi di polvere o di deserto. È qualcosa di bellissimo, non può morire la poesia. Lo diceva già Orazio in tempi antichissimi. Non omnis moriar, non morirò del tutto. Una parte di me eviterà l'inferno, l'oltretomba, la chiamava libitinam, perché ho innalzato un monumento aere perennius, più eterno del bronzo, più alto e più grande del sito regale delle piramidi. E poi non è il solo, già nell'antichità tanti altri ne parlavano, ne avevano già parlato, ne aveva parlato per esempio Pindaro, il più grande poeta dell'Ellasse antica, per quel che concerne la poesia corale, differente un po' dalla poesia monodica, quella sentimentale che intendiamo oggi, la poesia corale, la medica corale. E Pindaro diceva alla fine dei suoi scritti: un tesoro di inni ho innalzato, un trisoro, la chiamiamo alla Megalellas, un trisoro di inni è la poesia, qualcosa che non può morire. Lui diceva: non verranno né tempeste né intemperie ad affossarmi e ad affossare la poesia. O lo stesso, per esempio, lo stesso Simonide che cantava alle Termopili la problematica degli eroi che erano stati grandissimi, e diceva Simone De Qualcosa: questo trenos, che è un canto funebre, non può morire, questo trenos resterà eterno, per quel che ho detto, per quello che hanno fatto gli eroi delle Termopili. E poi, se andiamo in tempi moderni, al Foscolo è importante la poesia immortale, che eternizza, eternatrice, che trasumana, che è al di fuori di tutte le cose, delle produzioni reali, è qualcosa di inutile ma di eterno. E poi lo riprende anche il nostro grandissimo Montale nella prolusione, quando riceve il premio Nobel nel 1975, già datata la questione che riguardava se la poesia può resistere al mondo della comunicazione di massa, se lo domandava già allora lui, Montale, nel momento in cui riceveva il premio Nobel, e dice che la poesia non può morire, è inutile,
ma è di una inutilità non nociva. E questo è importante. Non è, è una produzione, ma non è una produzione che può essere merce. La poesia non è merce, è una produzione dell'anima. Ed ha un compito importantissimo, quello di farci risvegliare in un mondo così addormentato per quel che concerne l'anima, di farci risvegliare l'anima, di farci capire che c'è l'anima nell'uomo, che c'è l'anima universale, perché la poesia non è cosa di pochi, è cosa di tutti, è cosa di tutti per il semplice motivo che tutti possono fare poesia, basta un foglio e una matita, poi l'anima universale degli altri uomini potrà capire se è vera poesia. Se i giovani sono il futuro della società, vedendo quello che c'è in giro, cosa potrà esserci? Che cosa, che fine farà la poesia? Che cosa, che fine farà la poesia? Io rispondo a voi a tutti con dei versi di Whitman, importantissimo per quel che concerne la poesia. Whitman diceva tranquillamente che la poesia è veramente qualcosa di essenziale, come l'erba, come qualcosa che cresce, qualcosa che va avanti, qualcosa che i giovani devono capire, a loro bisogna proporsi come modelli, con la poesia, perché lui parlava della vita come spettacolo e diceva che questo spettacolo importante, a questo spettacolo importantissimo, può dare un contributo vero un giovane con un verso. Se ricordate il film L'attimo fuggente, era veramente l'attimo fuggente. Era così. Whitman diceva questo, era lui che diceva questo, cioè tu devi sapere che ahimè la vita, non lamentarti della vita, di queste problematiche eterne che ci sono nella vita di oggi, perché non lamentandoti tu puoi partecipare allo spettacolo della vita che è immenso, che è grande, e a questo spettacolo puoi contribuire con un tuo verso. E nel 1975 lo stesso Montale si chiedeva che fine farà la poesia in questo clima di isterismo isterico. Ecco, in questo clima di isterismo isterico la poesia ha una sua via, come l'araba fenice che non riesce a morire, dalle ceneri riemerge quando ci sono giovani poetesse nuove che cominciano la loro produzione tranquillamente, e noi comprendiamo che è poesia in questi attimi, in questi momenti, capiamo che non morirà la poesia, non morirà completamente. La poesia si emerge, risorge dalle sue stesse ceneri, e la poesia è qualcosa veramente di immortale, non sta a me dirlo. È così. Dopo Quasimodo, Leopardi, Foscolo e tanti altri grandi italiani, ci si fa una domanda molto, ma molto importante. E ci sarà ancora qualcuno che guarderà la luna e ripeterà chiara e dolce la notte senza vento? Sì. E io assistendo tranquillamente ho visto in questi ultimi tempi un ritorno alla poesia anche in quel Facebook dove ci sono tante corbellerie, ci sono tante problematiche che portano a deviazioni della vita, non portano alla vita, ma la poesia è vita, la poesia è il famoso epos, cioè la parola che venne tranquillamente detta nel momento in cui bisognava aggiungere ai tamburi, ai rumori tribali di una società, bisognava aggiungere qualcosa come parola, come suono. Poi la poesia è diventata non solo suono e musicalità, è diventata anche una problematica visiva, per cui con la parola si dipingono immagini. La poesia trattiene in sé, modula in sé due grandi arti: la pittura, e nello stesso tempo, oltre alla pittura, abbiamo la musica. Queste due cose insieme fanno parte della poesia, non può morire la poesia. Se quando si appoggia da una parte alla musica e da una parte a quella che è la parola, ora ho dimenticato quello che ho detto prima, la parola, la musica e la pittura,
il dipingere con parole le immagini che portano emozione anche ai lettori, e allora la poesia non morirà mai. La seconda intervistata è la giornalista Monica Casata. Monica Casata, addetta stampa alla provincia di Trento. Beh, sì, io credo che ci sarà sempre spazio per la poesia, anche perché la poesia è uno stato d'animo, è insita nell'animo umano. E in qualsiasi momento, ove c'è del silenzio, una pausa, ove si rallenta, lì c'è poesia. E Dio sa, in questo momento di vita frenetica, quanto abbiamo bisogno di rallentare. Probabilmente non è la poesia come noi la conosciamo, la poesia che abbiamo imparato sui libri, a scuola. Sono forme di poesia diverse, anche la poesia si è evoluta assieme alla storia, all'uomo, ma ci sono forme poetiche anche nelle nuove forme espressive. Anche un tweet può essere poetico, anche un post di Facebook, una canzone. Anche i giovani, che a volte noi consideriamo superficiali o poco attenti, in realtà nei loro testi nascondono delle poesie. E è solo un'altra forma espressiva, e quindi sta a noi riuscire a vedere anche in queste nuove forme espressive a trovare la poesia e a viverla tutti i giorni, perché tutti i giorni ci sono dei momenti in cui possiamo ritagliarci uno spazio di poesia. La sfida del domani è tanto grande quanto grande deve essere il poeta. Cosa farai? Cosa dirà il poeta domani in un'altra civiltà, dove non si dice più ti amo, ti voglio bene, dove non si parla più col cuore? Ma io non sono così d'accordo. Io credo che ancora oggi si parli molto col cuore. Forse c'è un po' meno attenzione, c'è più superficialità, c'è un linguaggio molto più veloce, più rapido. Però io il cuore lo vedo, lo trovo nelle persone che incontro quotidianamente. Bisogna vederlo, avere un cuore disponibile ed attento. Però io non sono pessimista, io credo che ci sia amore, ci sia cuore tutti i giorni nelle persone che incontriamo. Bisogna saperlo vedere. Le faccio un esempio. Oggi ero in macchina con il professor Fasci e mi raccontava di un episodio che gli è accaduto in mare, di una rondine che è arrivata sulla barca ed era esausta. Questa rondine era talmente esausta che si è lasciata prendere in mano, e lui l'ha tenuta nel pugno, tra le due mani, diciamo, e ha sentito il cuore pulsare in maniera forsennata. Era proprio disperata e distrutta, però si era lasciata prendere. Ad un certo punto lui l'ha lasciata fuggire, lei ha fatto la sua corsa e dopo poche centinaia di metri è caduta nel mare. Questa immagine mi è sembrata davvero molto poetica. Ecco, per dire che la poesia c'è tutti i giorni, in tutte le persone, basta saperla ascoltare. Un'immagine da strappare il cuore, proprio da strappare il cuore. Ma un poeta domani, se non sarà innovativo, potrà vivere? Oddio, poeti che vivono di poesia la vedo difficile, però purtroppo questo appartiene un po' ad ogni forma d'arte. Io credo che il poeta vivrà perché sarà un'esigenza quella della scrittura, dell'espressione attraverso la poesia. Quindi un poeta non si pone l'obiettivo di vivere di poesia, ovvero di lucrare, di guadagnare con la poesia, ma nemmeno un musicista, nemmeno un pittore, ma scrive, dipinge oppure compone per un'esigenza,
un'esigenza che non verrà mai meno. Io credo che è proprio insita nell'animo umano. Ecco, allora, volevo dire questo. La quarta domanda che le avrei fatto riguardava una risposta che lei già ha dato, praticamente. La poesia oggi si può chiamare in un'altra maniera, però c'è. Ha detto che si può chiamare musica, ha detto che si può chiamare qualsiasi cosa. La poesia c'è, ma non si sa attraverso quali forme viene trasmessa. È questo che voleva dire. Era la quarta domanda che le avrei fatto e la ringrazio. E per le sue risposte io chiedo un applauso. Allora, Renzo Fasci, che ci ha ospitato nella sua villa per questa trasmissione, ci dice se il posto che può occupare oggi la poesia. Ma guarda, intanto vorrei premettere una cosa, che quando si interviene dopo interventi così mirati ed importanti è sempre più difficile esprimersi. Tuttavia io penso di poter dire che intanto che c'è immenso spazio per la poesia, e finché le donne e gli uomini saranno capaci di gioire o piangere, soffrire o guardare la luna con occhi da bambino, finché ci saranno pulsioni, finché ci sarà amore espresso in ogni forma, non solo l'amore tradizionale, ma l'amore per gli uomini, per le cose, per la natura, per gli uccelli, per la vita, perché in fondo è la vita stessa che è una poesia, no? Ci sarà sempre posto per la poesia, e soprattutto ci sarà spazio e posto per i poeti. Io vorrei semplicemente dire una cosa, che forse il poeta, i poeti sono le uniche persone nei confronti delle quali io nutro un sentimento di sana invidia, perché nel leggere una poesia spesso penso che a ciascuno di noi succeda di pensare: ma io queste cose ce le avevo dentro, perché non sono stato capace io di scriverla quella poesia? Ecco, quello che invidio è questo: la capacità del poeta di dare corpo ai sentimenti delle donne e degli uomini, sentimenti che pure ci sono, ma che molti di noi, uomini comuni della strada, non riescono ad esternare nelle forme sublimi che il poeta sa fare. Professore Fasci, ma non pensa realmente che il destino degli uomini sarà lo stesso della poesia? Ma, probabilmente sì, certamente sì, finché ci saranno gli uomini ci sarà la poesia, e finché ci sarà poesia ci saranno uomini, certamente, che gioiscono, che soffrono, che godono, che piangono, che ridono, che hanno comunque pulsioni e sentimenti. Ma io mi chiedo questo: non crede che siamo arrivati a un punto di non ritorno? Non pensa che siamo arrivati ormai in un punto in cui è l'inizio della fine? Forse è una parola troppo grossa questa per parlare di poesia. No, assolutamente no. Io ho molta fiducia nelle persone, negli uomini, ma anche in molti giovani. Certo, non è che siano tutti uguali, per carità, però io vedo intorno a me ragazzi, giovani, che sono pieni di lirismo, di poesia, di voglia di imparare, di voglia di capire, di affetto, di coccole, chiamole come vuoi. Poi ci sono anche persone insensibili, come ci saranno stati in tutti i periodi. Io ho fiducia nell'essere umano, ecco, io lo vedo ricco ancora di sentimenti. Renzo, dimmi una cosa: la poesia è inutile, necessaria o indispensabile? Nell'uno, nell'altro e nell'altro. La poesia c'è, è bella per chi sa godere dei versi del poeta, che ripeto, nei confronti di cui io ho una invidia sana,
La poesia c'è, non è né inutile né necessaria né indispensabile, c'è ed è bello che ci sia, ed esisterà sempre finché ci saranno uomini e donne che avranno sentimenti, malinconia, che avranno amore da dare, e ci sarà la poesia in tante forme, come diceva anche prima Monica, anche un bel quadro è una poesia, ognuno scrive e crea a modo suo, come sa, come è capace, e tanti di noi invece demandano agli altri la capacità di esprimere quei sentimenti che pure hanno dentro ma che non sanno esprimere. Se già oggi diciamo Carmena non tante panem, domani quando l'uomo sarà massificato, che cosa succederà? Succederà che intanto non è necessario che il poeta viva di viva si sostenga con la poesia. Il poeta esprime sentimenti, ma può essere anche un uomo che lavora, che costruisce, che produce altro e che nella vita poi però esprime anche il suo modo di intendere il mondo, di vedere le cose. Non è indispensabile che il poeta, lo sappiamo, quando pubblica un libro di poesie si parla di centinaia di copie, non di centinaia di migliaia, come può succedere per qualche romanzo, eccetera. Ma è bello lo stesso che ci siano le poesie. Per me, io sono un innamorato della poesia in generale, e quindi mi pare che sia semplicemente bello che ci sia la poesia, essa, la poesia, e che trovi spazio nel cuore degli uomini. Per continuare il discorso sulla poesia, c'è ancora posto per la poesia, dopo aver intervistato un medico del cuore, il dottore Grenci, Giuseppe Grenci di Erdore, adesso intervistiamo un medico degli occhi. Uno prima perché guardasse la bellezza interiore, adesso un altro che guardi la bellezza esteriore, ecco, e poi avremo addirittura un chirurgo. Ecco, noi facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto a tutti gli altri. La poesia, c'è ancora spazio per la poesia, è ancora tempo della poesia, che posto occupa? Occupa un posto essenziale. Se esiste l'uomo, ci deve essere la poesia. Lo strumento con cui noi possiamo conoscere la realtà è la nostra intelligenza. Però la realtà si può acquisire non solo con l'intelligenza, ma c'è un altro strumento che non è meno dignitoso e meno importante dell'intelligenza, ed è la poesia, questo sentimento della poesia. Noi la realtà con l'intelligenza la conosciamo, però non è che possiamo provare neanche se esiste la realtà. Dovremmo uscire fuori di noi e vedere se esiste la realtà, però uscendo fuori di noi non esiste più la ragione. Quindi deve essere un atto di fede dire che esiste la realtà. La poesia ci aiuta in questo. Addirittura il tempo anche e lo spazio sono delle forme, sono dei filtri con i quali ragiona la nostra mente, perché nella realtà neanche il tempo e lo spazio esistono. E allora come facciamo a superare il tempo e lo spazio? Noi li possiamo superare solo attraverso la poesia. Quindi addirittura la poesia non è un qualcosa soltanto, ecco, può anche esserlo,
per sognatori, per dire delle cose che magari non sono vere, delle cose così fiabesche. La poesia potrebbe essere anche uno strumento di conoscenza che ci fa uscire fuori dallo spazio e del tempo e ci fa acquisire, ci fa cogliere. Ecco, il termine è questo, cogliere, non intelligere. Noi intelligiamo con la nostra intelligenza, però non sempre quella è la realtà, perché quello avviene sempre dentro di noi. Per cogliere quello che è fuori di noi dovremmo usare quest'altro strumento, che è questo strumento di cogliere attraverso la poesia. E con la poesia noi siamo al di fuori del tempo e dello spazio e possiamo cogliere anche delle realtà, delle vere realtà che la nostra intelligenza non riesce a cogliere. Con la poesia noi siamo al di fuori del tempo e dello spazio. Con la poesia io mi ritrovo bambino, che sono bambino, mi ritrovo che sto a giocare in mezzo alla piazza, mi ritrovo con le, in molte mie poesie, con le ginocchia scorticate che vado a fare dei giochi come si facevano una volta. La poesia mi fa superare il tempo, non sono più nel 2021, posso essere anche nel 1950, e questo me lo fa fare la poesia, perché attraverso la poesia non esiste più questo filtro del tempo e dello spazio. Perciò torno alla sua domanda: ci deve essere posto per la poesia, c'è posto per la poesia, perché la poesia è proprio qualcosa di connaturato, qualcosa nel DNA dell'uomo, quindi la poesia non può finire. Il bombardamento pubblicitario della televisione, di internet, ci ha fatto perdere la nostra identità. Come faremo noi a riacquistare la nostra identità? Questa non è una domanda facile. L'identità potremmo riacquistarla, questo lo posso dire in base all'esperienza di quello che è avvenuto sempre nell'umanità. La riacquistiamo perché poco alla volta noi cerchiamo di digerire, di metabolizzare certe cose, però al contempo, ecco, dobbiamo stare attenti a non perdere il nostro essere uomini, a perdere la nostra umanità. E penso che ognuno poi dovrà dare una risposta a questa domanda e dovrà cercare di superarla tirando fuori tutta la sua cultura, tirando cultura nel senso di crescita spirituale, perché è la crescita spirituale che ci fa diventare sempre più uomini, è la crescita spirituale che io dico che è praticamente la cultura, e con la cultura io penso che noi possiamo superare tutti gli intoppi. Penso che sia una cosa troppo pessimistica dire ma adesso abbiamo un'altra umanità, adesso le cose vanno male, non è più come una volta, perché queste cose, se noi guardiamo bene, si sono sempre dette, anche quando ero bambino le dicevano i miei nonni già nel 1950, ma una volta. Questi qui sono i laudatores temporis sacre, cioè i soliti laudatori del tempo passato, ma queste cose si superano, queste cose l'uomo saprà superare queste cose, perché l'uomo ha nel DNA proprio questa forza e questa capacità. Io in questo sono ottimista, magari cambiano gli strumenti, magari abbiamo internet, invece di scrivere in un foglio di carta scriviamo in uno schermo di un cellulare, magari invece di avere il giornale un giornale abbiamo online dei giornali online, delle informazioni online. Però questo non significa niente, questi sono degli strumenti, e gli strumenti, come tu, anche come la penna, con la penna io posso scrivere cose buone e cose cattive, e anche internet, io posso dire cose buone e posso dire cose cattive, solo che in internet magari queste cose si possono vedere contemporaneamente tutto il mondo, e quindi bisogna stare un pochino attenti, perché magari arrivano senza filtri, uno subito li coglie. Mi sono delle molte
fake news, arriva la notizia che c'era una mucca che volava nel paese, tutti ci credono, mentre se c'era 20 anni fa una mucca nel paese, usciva nel giornale, era filtrato e non ci credeva nessuno. Grazie, grazie dottore Polito. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria per presentare un libro che è dello scrittore, poeta, giornalista e musicista Franco Caminiti, che vive a Milano. Il libro è stato edito dalla Guado a Milano, di 335 pagine, e si chiama La umana storia. È un viaggio nell'aldilà di un credente laico che dialoga con i grandi del passato. È stato definito la Divina Commedia del terzo millennio, ed è un libro che tutti quelli che l'hanno letto lo hanno proprio letteralmente divorato, perché è bello incontrare attraverso queste pagine personaggi vissuti in epoche lontane. Ecco, Franco Caminiti è riuscito a dialogare con tutte queste persone, e come ha fatto Dante, Franco è riuscito a fare questo suo capolavoro che è andato già a ruba e si può trovare soltanto su internet. Si chiama La umana storia. Però adesso abbiamo qua vicino una poetessa non l'abbiamo detto di questa sorpresa, lo diciamo adesso. Si chiama Marisa Romeo di Bovalino, la quale ci dirà com'è che vede lei questa poesia nella nostra società. C'è ancora posto per la poesia? Ci deve essere, altrimenti siamo tutti persi, perché la poesia è un sentimento insito che va, si sente il bisogno di esternarlo per noi stessi e anche per chi vuole leggere. E secondo me non morirà mai la poesia. Io non sono nata né poetessa né scrittrice, sono nata una semplice insegnante di disegno, però mi sono sempre appassionata alla rima, alla poesia, ai racconti in versi, e ho sempre letto alcuni libri, alcune poesie come quello di Franco qui presente, no, di questo Franco, e quindi niente, ogni tanto adesso posto qualcosa su Facebook, vedo che piacciono. Certo, adesso mi ritrovo in mano l'ultima, che la chiamerei scemotta forse come sentimento, però non come, almeno come poesia, ma come sentimento no, come sentimento è quello che io al momento, quando l'ho scritta, sentivo, e quindi adesso... E siamo ansiosi di ascoltarla. Ma credetemi, è poca roba, va bene, ok, inizio perché devo intanto mettermi gli occhiali. Inizio dicendo che i giovani oggi non si rendono conto di quanto valore affettivo possono avere le cose vecchie, fra virgolette, per chi le ha possedute e conservate per anni. E parto a dire a seggia vecchia. Oh, ma non ti pari ora per maiette sta seggia vecchia e mezza scancarata? Non vedi che stichina dei difetti e non sta già dritta e deve essere cangiata? A rinforzamma almeno 7 voti. Tanto che ora non davi più forma. Pemmo si sposta a volare a 4 ruote, come prima ormai ciò non torna. Risponde la mamma: sta seggia, figlia, fu di me parenti, ed esti vecchia perché andavi l'età mia. Se resta gli a tia non caccia nenti, a mia mi faccio invece compagnia. Andai quando ero picceriglia, e chi gli posto soi, e gli andava a stare. Perché ti do nascosto proprio iglia? Vatti in di qua e finisci le scocciare. Abbiamo tenuto a battesimo una poetessa in dialetto. Diciamo che se l'avessi saputo prima ti avrei invitato in qualche mia trasmissione. Se l'avessi saputo io magari avrei. Benissimo, e adesso, dopo questo applauso, chiamiamo Fortunato Martino per qualche domanda. Qualche domanda soltanto rimane, che risponda soltanto a questa domanda, se c'è ancora posto per la poesia. Io credo che la poesia non è che ci sia o non ci sia posto, la poesia ci sarà sempre. Io però alla tua domanda voglio fare una precisazione: se intendiamo la poesia come
un qualcosa, una nicchia a cui si dedicano poeti, scrittori appassionati, oppure la poesia che può essere un mezzo di trasferimento di sentimenti, di qualsiasi altra possibilità. Io credo che il professore Giordano, che mi ha preceduto, ha detto appunto che la poesia si appoggia alla parola e alla musica. E allora perché dobbiamo dubitare dell'esistenza e del posto della poesia oggi? Io vedo tantissimi parolieri nella musica moderna, ma se andiamo indietro, i Beatles, i Pink Floyd, altri grossi gruppi strumentali, che hanno abbinato le loro parole alla musica, ma anche oggi i giovani, che sembra non abbiano sentimenti, affidano alla loro musica le loro passioni, affidano alla loro musica le loro sofferenze, i loro malumori. Forse nel discorso che hai detto tu, la poesia come ambiente, come una nicchia riservata a pochi, troverà delle difficoltà, perché con i mezzi di comunicazione di oggi ci vuole sveltezza, una cosa che vada subito e che entri subito nella testa degli altri. Però io credo che no, la poesia ci sarà sempre, perché è così, è l'anima della nostra vita. L'ultimo intervistato di questa sesta puntata di Dite la Vostra è il medico chirurgo di Bruzzano, Fortunato Zappia, al quale rifacciamo la domanda che abbiamo fatto agli altri: se c'è ancora posto per la poesia. Beh, dopo aver sentito con tanta meritevole enfasi parlare del posto nella società e nell'animo dell'uomo della poesia, io vorrei essere un po' anticonformista e dire: vabbè, ci sarà posto, forse, come sempre, ma per quale poesia? Dobbiamo intenderci. Cosa vuol dire poesia? Poesia deriva dal greco, da poieo, che significa fare, scoprire, creare. Per Pascoli non si crea nulla, perché la poesia stessa è nel creato, è nelle piccole cose, nel fanciullino che c'è in noi. Ma questo non può giustificare che tutti oggi possono poetare, perché professionisti si diventa, poeti si nasce, forse. Ora, la poesia è universale, e come disse qualcuno, precisamente Whitman, la poesia salverà il mondo. Quindi non potremmo fare a meno della poesia, perché senza la poesia saremmo perduti. Ma basta questo per fare dell'uomo un poeta e della poesia un vaccino che salvi l'umanità? Forse no. Nonostante i concorsi nazionali e internazionali di poesia non siano mai diminuiti, io personalmente, che sono un tradizionalista, non amo tutto quello che leggo, soprattutto in versi, ma versi. È giusto chiamarli versi? Io li chiamerei piuttosto parole in libertà, cioè ognuno è libero di dire quello che vuole. Ma ho appena detto che sono un tradizionalista, e come nella pittura, amo la pittura figurativa e un po' meno l'informale. Non parliamo dello spazialismo, che una tela di Fontana con un taglio costa 1 milione di euro, se ha 2 tagli 2 milioni, se ha 3 tagli 3 milioni. E i critici d'arte si stracciano le vesti per raccontarci cosa vuol dire quel taglio, quel colore uniforme. E così la stessa cosa è per la poesia. Ma è mai possibile che tutti oggi possano poetare in libertà?
non hanno più uno stile, non c'è più una metrica, non c'è più una tradizione. Manca quella che una volta si chiamava, diciamo, la comunione di tempo e azione, luogo, tempo e azione. È per questo motivo che mi piace una poesia che abbia una metrica, in cui il poetare non sia un susseguirsi di parole e basta, perché non vedo dove c'è il sentimento. Fermo restando che poi la poesia, avete detto tutti, più o meno esprime i sentimenti dell'uomo, ma la poesia esprime i sentimenti dell'uomo, parla al sociale, esiste una poesia religiosa, oltre a quella intimistica. E poi la poesia si è evoluta, cioè i poeti oggi non sono quelli... Chi è il poeta intanto? L'abbiamo detto tutti, oggi non si vive di poesia, ma non dimentichiamoci che una volta i poeti vivevano di poesia, stavano nelle corti, facevano il panegirico ai signori, no? Erano i profeti. E Giovan Battista Marino stava alla corte di, a Torino, di Carlo Emanuele. Carlo Emanuele. E il Tasso stava alla corte di Alfonso II d'Este. C'era un poeta anche nella reggia di Ulisse, no? Che lui risparmiò. A quell'epoca già si potrebbe dire: non sparate sul pianista. Cioè, quindi i poeti una volta poetavano, recitavano, ora scrivono parole che non sono in versi, scrivono di prosa in prosa. Una volta c'era il prosimetro, in cui la prosa e le rime erano sapientemente mescolate. Oggi invece la prosa è prosa, cioè sono parole libere che molto spesso non hanno un senso, ma non perché siano ermetiche come la poesia di Montale o di Ungaretti. Avete citato prima "M'illumino d'immenso", ma in quell'umino d'immenso, in due parole, c'è il significante e il significato. Cioè, c'era la poesia, non è che deve essere un poema di 1000 parole o di 1000 strofe, può descrivere un sentimento anche in poche parole, ma sinceramente non trovo in tanti poeti, tra virgolette, di oggi, cioè la vena poetica, quella manca, se no anch'io potrei scrivere di poesia. Io non scrivo di poesia perché non ho la vena poetica, cioè, e molti scrivono di poesia immaginando di avere quella vena poetica che non hanno. Mi viene in mente la famosa satira di Orazio, Lo Scocciatore, in cui il poeta, quello vero, uno di quelli con cui si cimentò, si trovò poi Dante, no? E nella famosa frase "sicch'io fui sesto fra cotanto senno", no? Si trovò insieme ai più grandi poeti dell'antichità, e questo sudava freddo ogni volta che incontrava uno che scriveva di poesie, diceva lui, ma in effetti scriveva delle cose insulse, che di poetico non avevano nulla. E purtroppo io, da anticonformista, come ho detto che voglio essere, vedo che oggi molti di quelli che scrivono di poesia non trovo niente che mi possa interessare. Non potrei dire la stessa cosa dei poeti dell'antichità, o anche di quei poeti che non scrivono in metrica, perché la metrica... Mi viene in mente, parlo a braccio, siccome la poesia è fare, è creare, e allora dovremmo intenderci che cos'è la poesia. Per Platone la poesia è un'ispirazione divina, per Orazio, l'abbiamo detto, è armonia, per Aristotele è mimesi, imitazione. Imitazione di che? Imitazione degli antichi, dei canoni che erano stati trasmessi ai poeti che poi si erano succeduti nel tempo, no? E quindi questa imitazione si riferiva a dei canoni precisi: lo stile, la forma, i versi, la metrica, la musicalità. Pensate a quel verso di Gozzano, che secondo me è uno
dei versi che esprime la massima musicalità lirica. La signorina Felicita, ovvero la felicità. Guardate come viene scandito il verso. Questa è poesia. Nell'Ottocento il romanticismo ha un po' sovvertito i canoni della poesia. Arrivano Manzoni e Leopardi, due aristocratici che non vivevano dei proventi di quello che scrivevano, come succedeva molto prima di loro, fino all'illuminismo, diciamo, o nell'antichità, dove il mecenate riuniva a corte dei poeti, gli dava da mangiare e questi scrivevano e ovviamente gli facevano il classico panegirico. Arrivano questi che scrivono delle cose bellissime, di una musicalità straordinaria, ma non rispettano il canone della rima. No. Poi arriviamo al Novecento, no, dove con le avanguardie, ecco, da Marinetti in poi la parola d'ordine è stato parole in libertà. Non c'era rima, non c'era accento, non c'era musicalità, nella poesia non c'era niente. Sì che c'è spazio per la poesia, ma per una poesia universale. Oggi per me la poesia la potrei descrivere con una parola, cioè significare con una parola: ineffabilità. Non la puoi contenere, la poesia è ineffabile, cioè non puoi dire è questo, è quello, è quell'altro. Ecco perché c'è spazio nella poesia, se la poesia, che sia descrizione intima, intimistica, religiosa, del sociale, esprime un sentimento dell'uomo. E all'uomo che la legge o che la ascolta, no, lascia qualcosa. Aristofane, il più grande poeta greco della commedia, scrisse 40 commedie, tra le quali Le nuvole, Le rane, ecco, tutte queste cose qua. Ma di quell'antico splendore letterario, che cosa è rimasto nella poesia di oggi? Credo che tu abbia già risposto. Ma senti, intanto mi piace Aristofane, e ti dico perché mi piace. È uno dei personaggi che hanno partecipato al famoso convivio di Platone, no? E il tema era l'amore, uno dei temi più classici della poesia. E i vari commentatori dell'amore, stimolati alla domanda, rispondevano: l'amore è questo, l'amore è quell'altro, l'amore è quell'altro. E lo stesso Socrate disse: l'amore è quella per un bellissimo giovinetto, un bel biondino dagli occhi azzurri. No, ognuno diceva la sua. Arriva Aristofane e ha detto: finora ho ascoltato un mucchio di chiacchiere, per me l'amore, banda le chiacchiere, è quello per una bella donna, tutto il resto sono fandonie. E mi viene in mente, a questo proposito, alla poesia, che io quando andavo al liceo avevo con me un compagno, uno studente, che di cognome andava Palamara. Questo Palamara era un bravo ragazzo, ma era un sempliciotto. Aveva la testa fra le nuvole e scriveva poesie. Quando il professore lo interrogava, non rispondeva latino, greco, italiano, la Divina Commedia, non sapeva niente. Dice: ma professore, io avevo scritto questa cosa, se vuole gliela leggo. E il professore una volta gli disse: guarda, se vuoi una poesia te la faccio anch'io. E la improvvisò lì per lì, proprio estemporaneamente, gli disse: Palamara, Palamara, vai a scuola, studia e impara. Se vuoi essere promosso, studia tanto a più non posso. E aspetta, è l'ultima riga. Non ti dare a poesie che sono solo fesserie. Quindi, ora, questo, tutti noi ci siamo messi a ridere. Ecco, questo, parafrasando il professore e per ricollegarmi ad Aristofane. Aristofane scriveva, ma come tu hai detto bene, scriveva le commedie. Ora, perché il professor Giordano ci ha parlato anche della lirica monodica e della lirica corale, no? Per i greci tutta era poesia. Era poesia la poetica, come si poteva scrivere di poesia
nelle tragedie e si poteva scrivere di poesia nelle commedie. Poi arrivò il Medioevo, bellissimo il Medioevo, un'epoca ancora oggi poco conosciuta, e noi abbiamo quel bellissimo libro, Il nome della rosa, quel bellissimo libro che è Il nome della rosa, dove nel famoso convento, nell'abbazia dei Domenicani, Il nome della rosa era prescritto perché c'era era prescritto perché trattava anche del riso. Ma la poesia non deve farci piangere e non deve neanche farci ridere, serve per farci pensare. Vorrei chiudere dicendo che vorrei a tutti i presenti, no, che sono qui ad ascoltare, possa la musa mia fare il miracolo di farvi poetare. E allora anche io vorrei, mi sento anche io mezzo poeta, visto che abbiamo i grandi poeti. Ho chiesto a molta gente cos'è la poesia, ma tanta mi ha risposto che è un'illusione mia. Allora senza indugi l'ho chiesto al cuore mio, che commosso ha risposto: la ricerca di Dio.